Boh, fa sta serie di domande, dai. Hai detto che la tribù ha problemi con campi e insediamenti? Sì. Se un tempo i terranumi producevano abbondanti raccolti, oggi diffondono una piaga. I Tenakt si preparano alla guerra e i loro ribelli ci minacciano. E le macchine sono più aggressive, tanto che i villaggi remoti sono abbandonati. Escono anche da una caverna sacra. Molti paventano la fine della tribù. Purtroppo la situazione è così ovunque. Non perderemo la speranza. Re e le altre macchine simili per voi sono divinità. Terranumi, sì. Ci hanno sfamati per generazioni, seminando e mietendo i campi di canto puro. Cibo per tutti. Una miracolosa abbondanza. Una fattoria con macchine. Molto di più. Una benedizione che forniva sostentamento fino allo squilibrio. Cosa è successo ai Terranumi dopo lo squilibrio? Sono cambiati col tempo. Prima erano pacifici, mentre ora sono ostili. Loro ci attaccano. Invece di fertilizzare il suolo, da diverse stagioni riversano troppo concime. Si è generata una piaga che si propaga anche in altre terre. Prima c'era cibo per tutti. E adesso... stanno quindi... a malapena per i piccoli. Per distruggere gli esseri umani, ok? Stanno portando avanti... eccesso di fertilizzazione. Stanno portando avanti il piano. Diffuso tramite spore, forse. Non lo so. E non è tutto. I Terranumi non vanno più alla caverna ogni anno. Non facendo più i rituali, deperiscono. Come re. Moriranno. E anche la mia tribù. Per cui la caverna è sacra perché macchine come il re e quella che tu chiami fa entrano lì. Sì. Prima dello spirito, musicale. I Terranumi andavano sempre in pellegrinaggio in quella caverna. C'era un ordine. Prima Do, poi Re, poi Mi e così via. Infangati per il lavoro nei campi. Uscivano dopo 2 giorni, luccicanti. C'è una fabbrica. C'è una fabbrica. Né sporcizia, né ornamenti sacri. Ogni ritorno corrispondeva a una delle 8 festività comandate. Minerva. Ma lo squilibrio ha cambiato il ciclo. Sì, o così pensavamo. Col tempo hanno interrotto il loro rito, come in preda alla follia. Non è, Minerva è corrotta allora, vedi? Ma da 3 settimane fa è entrata. L'intera tribù allora ha levato un canto, sperando che il ciclo fosse ripreso. Al posto di fa... sono uscite macchine. Questa è Minerva che è corrotta, allora. Le macchine nascono là dentro. È un calderone. Così sembra. Ci dovrebbe essere anche Minerva. Ma qui quei Terranumi vanno e vengono. Mai sentita una cosa così. Chissà se Minerva veramente oppure no. Grazie per averci accolti. Ringrazia Varl che ti ha portata fino a noi. Dubito che altri ci avrebbero accolti. Ne si sarebbero sincerati del benessere di Aloy. Meno male che ci sei tu. Potrei dire la stessa cosa. A quanto pare avete passato parecchio tempo insieme. Peccato solo che ci sia voluto il tuo incidente. Spero che tu guarisca. Presto. Hai detto di essere una cantamorte. Cosa significa? Che significa? Le cose viventi hanno sempre una fine. Con il mio canto la addolcisco. Cerco di dare conforto. La morte è il seme di una nuova vita. Però mai,
Avrei pensato di cantare per un terranome. Chissà se il re ha sentito. Sei riuscita a placarla meglio di me. Non è colpa tua, Su. Non avendo la seconda vista, hai fatto quello che potevi. Devo entrare in quella caverna. Che cosa? L'abbiamo quasi fatto. Nessuno può farlo. Beh, è ora di fare un'eccezione. Appartiene ai Terranumi. Senti, Su. C'è qualcos'altro lì dentro. Qualcosa che potrebbe risolvere problemi ovunque. Le tempeste, lo squilibrio. Forse anche i Terranumi rotti. Cosa può avere un tale potere? Uno spirito? Sì. Una cosa così. Potrei andare a Cantopuro, riunire il coro, raccontare loro di re e della tua richiesta di entrare. Ottimo. Prendo le mie cose. Non la vedo tanto per la quale lui. Devi dirlo a lei. Sto bene. Riunire il coro richiede tempo. Guarisci. Poi vieni. È l'unica soluzione, Aloy, sennò non può essere utile. Riposo. Capito. Non le serve il tuo aiuto. Perfetto. Sono guarita. Ok. Ora dovrebbe aver salvato. Vai al Cantopuro. Si è diffusa anche qui, straniera. Oggi vuoi comprare o vendere? Per favore. Quindi, re... Che cosa vuoi? C'è qualche problema per caso? Il problema sono gli stranieri. E oggi sei già la seconda che vedo. Prima ve ne andrete, meglio sarà per il terreno. Sei rilassato, piglia schiaffi. Così i semicorrotti non potranno arricchire. Credevo che alleviando il dolore del vostro terranume mi sarei guadagnata un po' di rispetto. Re morirà in ogni caso, proprio come tutti noi. Intanto gli stranieri vengono a prendersi quel poco che resta. Come la cacciatrice Kharja che ho visto prima. Vestita come un uccello e con una giovane Utaru trattata come fosse una serva. La chiamava Turdido. Mai sentito prima. Deve essere un antico insulto Kharja. Chissà. Una cacciatrice Kharja con un Turdido Utaru. Parliamo la stessa lingua? Sì. Posso prendere la schiaffa? Questa è antipatica. Verso morte certa. Non nascono spinofrutti laggiù. Troppe macchine. Povera Utaru, chiunque lei sia. Che i suoi semi trovino fertilità. Senza volerlo potresti avermi aiutata a ritrovare una vecchia amica. Grazie. La tua gratitudine? Puoi tenertela. Una cacciatrice Kharja. Forse a chi penso io. Sud-ovest. Inizierò da lì. Un calderone. Il nucleo dovrebbe contenere i dati per eseguire l'override altre macchine. Prendiamole a prendere allora. Ok. Oh. Eccoci. Dovrei riuscire ad aprirlo. Fatto. Vediamo su cosa poi possiamo fare l'override. Calderone Mu. Dentro non potrò uscire. Iniziamo bene. Queste sporgenze dovrebbero reggermi. Beh. Ah, qua. Oh. Oh, posso più risalire sopra. Scusami, eh. Scusa, che fa? Non mi fa aggrappare uno. Ah, ecco. Dovrei passare. Ma pareva strano, non si voleva acchiappare. Oh, oddio, che brutta sensazione dover entrare in questi tubi così. Un po'... raccapriccianti.
Potevano farle un po' diversamente. Stai per entrare in un calderone, potrai uscire solo dopo aver completato. Perciò, preparati a dovere. Ah, miseria, ma che è? La missione più difficile delle... quelle principali? Mi devo preparare a dovere. Prepariamoci a dovere. Sono pronto! Affronterò qualsiasi... no, quasi. Quasi qualsiasi sfida. Scendiamo. Questo cavo sembra robusto. Comincio a pentirmi di essere qui. Si ricomincia! Ah, pensavo facesse a mani nude. Guarda queste macchine volanti. Ah, no, però è fatto bene. C'è una bella grafica. Bene, è stato bello. Ora devo raggiungere... Ciao Simone, grazie per essere stato... Sì, tanto sto qua fino alle 6:30. Quindi vai tranquillo, se ci sei... Se no ci vediamo domani. Più o meno come oggi. Devo trovare il nucleo. Io devo trovare il nucleo. Ok. Uno scudo. Ah. Devo trovare un'altra strada. Ok. Il fuoco mi tornerà utile. Vedi? Ok, questo è potente, anche se non c'ho quelli da fuoco, pazienza. Ah, comunque com'è bello fatto qua dentro. E questo che roba è? Override, seguire override su connessione alla rete, è buono. Ah, mi fa uscire il ponte. Hai capito? Guarda qua, va. Bello. Mi piace sta storia. Ma invece se mi ci avvicino non mi dice niente, giustamente, perché è già a mio favore. Sto andando nella direzione giusta. No, là c'è un altro scudo, quindi non posso andare di là, ma devo andare di qua. Poi vado su qui. Ma sta a fare un giro tondo, non ho capito. Ah no, è qui, ok. No, no, sono andato nella parte giusta. Ok. Ci sono. Merda, altre macchine. Posso farmi dare un passaggio da uno di questi? Sempre che quelle macchine non mi sparino. Come devo fare per non farmi sparare? Come faccio ad arrivare da loro? Non è felice di vedermi? Aspetta, forse magari resto nascosto e perdono l'interesse nei miei confronti? Sì. No. Cos'è? Bombe forage sono in acqua? Vabbè, quello ho capito. Ma ora come torno su? Dove sono finito? Ah, dovevo saltare su una di queste astronavi che passa, guarda. C'è i ganci per potermi appendere. Quindi la prossima che passa, eccola là. Ok.
Devo superare questo scudo. Oh no! Mi ha visto. Forza, forza! No! Niente override. Pensavo, ah, ma forse l'override di queste non posso farlo ancora. Il trasporto intendeva queste astronavi che passavano, che mi hanno fatto arrivare fino qui. Non era il trasporto di questi due animali, oh. Spostano tutto verso l'altra estremità del cuore. Ho malinterpretato io. Deve essere il nucleo. No, guarda quando si va a chiudere. Rukokan. Sali. Ok. Wow. Io invece pensavo agli animali quelli da terra. Altro passaggio? No. Là forse non devo venire qua. Devo arrivare là. Devo arrivare là. Ok, come ci arrivo là? Come arrivo là? Ah, ecco lì. Non avevo visto l'appiglio qua. Fatto. Di qua. Di qua. Aloy! Ma si scema! Mannaggia, bubava! Così dovevi fare. Che le è venuto in mente prima, boh? Così, bravo. Con calma. Bravo. Allora, abbiamo un'apertura qui. Poi sicuramente dobbiamo passare di qua. Poi saliamo di qua. Giriamo a destra. Posso usare quel braccio per attraversare. Yeah, Peccata, devo andarmene. Allora, dovrei riuscire a saltare su quel braccio. Al momento giusto. Quando si avvicina qua. Oh, Aloy però. Tutto bene, okay. Finora. Ora devo solo saltare al momento giusto. Che non è ora. Non mi cadere giù. Ah, eccola là, brava Aloy. Sì, ora. Macchine oltre quello scudo. Serve prudenza. Di qua. Ok. Per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare, brava vera.
Un arcapode a passeggio. Chissà cosa ti hanno quei contenitori sul dorso. Mamma, è potente sta lancia, oh! Urco canne se non è potente sta lancia. Qui ci deve essere qualcosa. Non è il percorso che devo seguire, però. Chi mi ha fatto andare qua? Posso recuperare qualcosa? Evidentemente sì. Torniamo indietro. Allora. Vediamo, vediamo. Tra questi cunicoli. Dove devo andare? Ok, lì c'è pure un'altra cosa che possiamo prendere. Uno di quei macchinari mi porterà verso il nucleo. Ma come li raggiungo? Quali macchinari? Dovrò combattere per ottenere gli override. Arrivano i rinforzi. Ah, mo devo mettere la trappola idrica, eh. Mo devo mettere la trappola idrica, eh. Colpi un'altra volta. Ora dovrai riuscire ad accedere al nucleo. No. Sì, ma posso recuperare le mie trappole idriche ora? Non voglio farla scattare. Provato ad attirarle a me, ma niente. Oh, tanta roba. Bobina gelo. No, ma volevo prenderci, sono finito sopra come il babau micio micio. C'è la miseria. Ho finito proprio sopra. Mi aiuterà a eseguire override sulle macchine. Beh. Sì, sull'arco da gelo fa più danni da gelo. Se usano il potere acqua può darsi che li riesco a bloccare con il gelo. Ok. Override sporca. Ah, sul foraterra. Override rovistatore. Override cervavito. Una parte dei dati è corrotta. Spazzino. Non posso farci molto al momento. Spinocero. Grandi fauci. Abbiamo sbloccato parecchio override. Buono. Ipoteticamente, se riesco a essere abbastanza furtivo, dovrei riuscire a trovare un sistema di spostamento più veloce. Posso usare i dati del nucleo per eseguire l'override su questa macchina. Premi per avvicinarti ad una macchina di soppiatto. Avvicinati e tieni premuto il triangolo per l'override.
Ora posso eseguire l'override sui rovistatori. Quindi ora per un po' non mi sentono. Perché però l'override... Però una cosa, no?